Salve a tutti cari lettori, benvenuti o bentornati qui sul canale. Oggi siamo qui per un book tag del quale mi ero completamente dimenticata, ma che invece ho trovato in una nuova versione sul canale di Sebastiano, fame di libri che vi lascio giù nel riferimento, ovvero quello che si chiamava il Mid-Year Check Book Tag, una cosa del genere, insomma. Facciamo un bilancio delle letture, vediamo cosa ho letto nei primi 6 mesi di quest'anno, come sta andando, quali sono stati i top e quali i flop. Quindi 12 domande per fare appunto un bilancio dei primi 6 mesi del 2021. Io il fiatone, ok, va bene, sono vecchia. Allora, sarà un book tag molto veloce proprio perché purtroppo mi sono resa conto che in questi primi 6 mesi non ho letto tanto. Ho avuto 2 mesi tra marzo e aprile di sostanziale blocco del lettore, o meglio, non è stato tanto un blocco del lettore quanto più il fatto che, essendo a casa di mio nonno, perché qui facevamo dei lavori, mi sembrava un po' brutto stare lì con mio nonno e passare 24 ore nella mia stanza a leggere, no? Preferivo parlare con lui, uscivamo insieme, andavamo a fare la spesa, quindi diciamo che il tempo per leggere un po' non l'ho avuto perché ho continuato la mia attività con le lezioni, con i corsi anche che seguo online, però dall'altro lato anche in quel tempo libero che avevo ho preferito passarlo con lui, ecco, piuttosto che star lì a leggere, quindi non ho letto tantissimo. Però ciò nonostante voi mi direte: che cosa hai letto? Ecco, per registrare il flop up di 20 mesi ancora non ho avuto tempo e so che più tempo passerà più dimenticherò i libri che ho letto, quindi magari di alcuni di questi libri proverò a parlarvene qui adesso, cercando magari, ecco, di darvi un'idea, però comunque credetemi, appena possibile lo registrerò, perché non sono moltissimi libri, quindi anche se facciamo un mega group up credo che sia ancora fattibile. Ma non perdiamo tempo, dunque, primissima domanda: miglior letto ragazzi, sono appena le 8 del mattino mentre registro questo video, quindi sì, voglio il letto. No, allora, miglior libro letto finora. Allora, sicuramente il testo di cui vi ho parlato nell'autore del mese di pochi giorni fa, ovvero il testo di Antonio Caprarica, biografia straordinaria, anche molto corposa, dedicata a Elisabetta, a Filippo, alla famiglia di Elisabetta, sia quella di origine sia quella poi di creazione con Filippo, cioè i figli, le varie vicende che questa donna straordinaria ha vissuto e che continua a vivere nel corso della sua vita, quindi non mi dilungo molto, ma sicuramente il miglior libro letto fino adesso, quindi quello lì che veramente ti lascia senza parole e non riesci a smettere di leggerlo. Infatti mia madre mi diceva: non leggerlo tutto, aspetta, no, è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Poi, numero 2, peggior libro letto fino ad ora, sicuramente i testi di Virginia Woolf. Ho provato sia con Gita Alfaro sia con la signora Dalloway, ma io proprio non riesco a capirla quell'autrice, ditemi ciò che volete, quindi no, diciamo che Virginia Woolf non è stata affatto il mio primo amore, ecco, no. Numero 3, quanti libri hai abbandonato senza aver finito? Allora, qui ne ho scritti 3, però diciamo ne sono 5 ora che ci penso. Comunque, i testi di, appunto, di Virginia Woolf, di cui vi ho detto prima, Piccolo mondo antico di Antonio Fogazzaro, anche quello mi aspettavo tanto ma non mi ha detto niente, e la biografia su Napoleone, in francese, di cui vi ho parlato, è l'autore del mese scorso, e che non... c'è ancora il segnalibro, ma non, purtroppo non mi ha conquistato. Numero 4, miglior fumetto, manga o graphic novel che hai letto quest'anno? Praticamente nessuno, perché io non leggo questo genere di testi, ma voglio comprare la graphic novel del Conte di Montecristo. Prima o poi ce la faremo, però per adesso niente. Numero 5, quanti libri sono entrati a far parte della tua libreria dall'inizio dell'anno? Allora, a questa domanda ho risposto nella prima parte del Bookshelf Tour, che quindi vi lascio nelle schede se ancora non l'avete vista, e quindi non voglio dilungarmi molto, anche perché non ricordo quali poi sono entrati effettivamente, ecco, quanti. Se guardate quel video magari potete fare un confronto, ma penso, come vi dicevo lì, 30 sono andati via, almeno 5, forse un 40, no? 40 non credo, forse 30 e 30
sono 30 sono andati via, 30 sono arrivati probabilmente, però ecco, dall'inizio dell'anno non lo so perché faccio gli acquisti su vari siti, a volte anche scambi, quindi non sempre mi ricordo quale libro ho preso quest'anno, quale invece ho preso l'anno scorso, per esempio. 6. Di quanti libri ti sei liberato dall'inizio dell'anno? Anche qui vi rimando al Bookshelf Tour, credo circa 30, comunque me lo sono appuntato, almeno un 30 libri facendo il confronto con gli anni scorsi. 7. Quale pensi che sarà il tuo prossimo acquisto? Allora, sicuramente, siccome ho fatto il fioretto di non comprare tanti libri, ma di limitare magari le spese unicamente ai libri dell'autore del mese, in qualche modo, credo che sarà proprio uno di quei libri. Non so ancora quale autore scegliere, perché come avete visto nel video del giorno 20, la scelta per il mese di luglio è veramente incredibile, io leggerei di tutto, però capisco anche che per ragioni di tempo all'interno del video e anche per ragioni grafiche, cioè non posso fare un'anteprima con 40 personaggi, dovrò scegliere magari due, massimo tre, quindi per adesso non so ancora quale mi conquisterà, diciamo, in modo particolare, per cui vedremo. Numero 8. Libro esteticamente più bello che hai comprato o ricevuto quest'anno? Anche qui rispondo con la domanda 1, con lo stesso libro della domanda 1, ovvero il libro su Elisabetta, perché è quello lì che proprio la copertina mi ha conquistato così tanto che ho deciso di comprarlo, proprio in virtù della bellezza di quella copertina. Per la serie il libro potrà anche magari far schifo, ma non è questo il caso, però questa copertina deve stare nella mia libreria. Numero 9. Libri usciti di recente che vorresti leggere? Allora, non so quanto siano recenti, ma sono comunque dei libri che ho comprato e che voglio leggere proprio perché usciti magari dopo tanti anni. Sto parlando di Un angelo per sempre di Federica Bosco, che è il quarto volume della saga di Innamorata di un angelo di Mia, però anche se vorrei rileggere tutta la saga in generale, e poi i due libri di Anne di Tetti Verdi, quindi Cronache di Amollea e Anne dell'Isola, che appunto anche lì sono il continuo dei primi due volumi della saga di Anne di Tetti Verdi. Questi sono, non è che siano proprio recentissimi, sono io che li ho comprati in netto ritardo, però sono, diciamo, i due libri più nuovi. Ah no, c'è anche Alberto Angela. C'è anche Alberto Angela con il suo L'incendio di Roma e L'inferno su Roma, anche lì forse quelli sì sono veramente i più recenti, che però ancora non ho letto, però ecco, diciamo, questi sono i titoli. Poi numero 10, prossima uscita più attesa nella seconda parte dell'anno. Anche qui il terzo volume, credo, di Alberto Angela dovrebbe uscire a novembre-dicembre, sempre periodo natalizio, e Fairy Oak. Elisabetta Agnone, dopo mi pare anche qui 15 anni, ha pubblicato un nuovo volume della saga, che era la storia perduta, e penso che anche lì, periodo di Natale, dovrebbe uscire il secondo volume, quindi non vedo l'ora. Numero 11, quali libri vuoi leggere entro la fine dell'anno? Allora, se vi ricordate, tanto tempo fa qui sul canale io portavo le TBR per 3 mesi, della durata di 3 mesi, divise in generi e, diciamo, a carattere un po' anche stagionale. Però a un certo punto, avete visto, non vi ho più portato questo contenuto, anche se vorrei rifarlo, perché sostanzialmente io poi non rispettavo la TBR, non sempre, ecco, perché nel momento in cui stilavo quella TBR avevo delle idee, poi passavano i mesi, le settimane, e quei libri non mi piacevano più, e quindi automaticamente mi sentivo in difetto. Per cui non l'ho fatta più, però mi sono in qualche modo data come obiettivo quella di leggere i libri che ho. Ecco, cercare magari di evitare di comprare libri nuovi, ma appunto, eccetto quelli dell'autore del mese, cercare di smaltire i libri che ho a casa. Di certo però, entro la fine dell'anno, leggerò insieme ad Angela Cannucciari un libro, ovvero L'uomo che cambiò i cieli, di Francesco Ongaro, che ho saputo che Angela ce l'aveva in uno dei suoi video, io ce l'ho e ancora non l'ho letto, è uno di quei libri tipo sperduti nel mondo dell'editoria, e quindi io e Angela abbiamo deciso di creare un gruppo di lettura, cioè un gruppo di lettura a coppia. Però magari se c'è qualcuno di voi che ha ancora questo libro, che anche nel vostro caso ce l'avete in libreria e ancora non l'avete letto, insomma, vi potete aggregare, quindi sicuramente quello lo leggerò entro la fine dell'anno, proprio perché se non mi piace lo tolgo da mezzo. Però mi ricordo che all'epoca mi stava piacendo tanto, lo trovavo veramente bello, poi non so perché mi fermai. Infine, numero 12, quanti libri hai letto per ora e quanti pensi che riuscirai ancora a leggerne? Allora, per adesso ho letto 16 libri, quindi è poco. Non, rispetto all'anno scorso,
è tragica la cosa. Non sono, l'anno scorso stavo veramente quasi a pari merito, insomma, stavo veramente a un buon punto. Quest'anno, vi ho detto, per il fatto del blocco del lettore, un po' anche la tesi, consideriamo che mi sono laureata a febbraio, quindi a un certo punto anche io ho dovuto abbandonare proprio tutto per dedicarmi a questo lavoro, quindi pochi libri, 16, però insomma, per chi legge 0 libri, 16 è comunque un bel risultato. Quanti penso ancora di leggerne? Ovviamente almeno 14, ho fatto un po' una classifica degli autori che mi piacerebbe leggere, diciamo 14 libri da qui a dicembre. Quindi facendo una somma, 16 più 14 quanto fa? 6, 7, 8, 9, 10, 0 e 1, 1 e 1, 2, 1, 3, 30. Io così faccio i conti, ragazzi. Quindi diciamo 30 libri, poco, è un mese magro, un anno un po' magro, però chissà che magari poi nei prossimi mesi io non mi senta più motivata e recuperi, insomma, in calcio d'angolo 50 libri in un mese. Quindi questo è il bilancio, ripeto, un bilancio un po' striminzito, no? Non è che sia molto soddisfatta, però allo stesso tempo ho trovato veramente libri che mi sono piaciuti. Ho deciso in qualche modo di leggere, di non dedicare troppo tempo ai libri che non mi stanno prendendo, anche se a me piace comunque leggerli tutti, perché voglio darvi qui sul canale un'idea completa. Però mi sono anche resa conto che se quel libro non mi piace, deve diventare una sofferenza, meglio lasciar perdere. Appunto, si dice non mi è piaciuto, andiamo avanti. Quindi vorrei crearmi meno problemi nei confronti dei libri se i libri non mi piacciono. Quindi così, appunto, da dedicare spazio e tempo a libri che invece mi interessano. Quindi noi ci vediamo il prossimo mese con nuovi podcast, l'autore del mese, le parti, la seconda e terza parte del Bookshelf Tour. Quindi io vi ringrazio per essere stati con me, vi ricordo che sono presente sui vari social, quindi giù troverete una serie di riferimenti. E quindi ci vediamo prossimamente e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!